Barbara D'Urso intervista Bossari, pioggia di complimenti, il gesto di Filippa. Barbara D'Urso, l'intervista a Bossari, pioggia di complimenti per la conduttrice, il gesto di Filippa Lagerbach. Pioggia di complimenti per Barbara D'Urso, un merito all'intervista che ha realizzato a Daniele Bossari. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha convinto un po' tutti, soprattutto i fan del vincitore del Grande Fratello VIP che praticamente all'unanimità hanno considerato l'evento condotto da Barbarella come la migliore intervista fatta al boss da quando è uscito dal reality. Un vero tripudio che si è scatenato sui social e non ha lasciato insensibile Filippa Lagerbach, che con un bel gesto ha sancito il successo dell'incontro tra la presentatrice napoletana e il suo futuro sposo. Bossari intervistato da Barbara D'Urso, fan in estasi, Filippa batte un colpo. Tombola per la D'Urso, qui la cronaca dell'intervista a Bossari a Pomeriggio 5, che si è vista attribuire da molti fan di Daniele attestati di stima e complimenti. Questo è il clima che si è respirato sui social, il teambos io sto con Bossari Daniele è diventato fans di Barbarella. Lo amiamo talmente che chi lo tratta con rispetto entra nei nostri cuori. L'unica, la D'Urso, MDR, che ha intervistato Daniele da solo dandogli tutto lo spazio che merita come vincitore del GF. Dite quello che volete ma l'intervista della D'Urso è la più bella che ho visto fino adesso. Unve ha colpito in particolar modo la compagna del trionfatore del GF VIP, Filippa Lagerbach, che prontamente ha piazzato un bel like sul pensiero, essendo evidentemente d'accordo con quanto scritto, l'intervista più bella completa e pulita fatta a Daniele grazie Barbara D'Urso. Bossari, Pomeriggio 5, le tappe di una rinascita. A Pomeriggio 5, l'ultima slot della trasmissione è stata interamente dedicata a Bossari che è tornato su molti temi che l'hanno visto protagonista in questi mesi. La depressione, l'alcol, ma anche l'amore per Filippa e la figlia Stella e la rinascita umana dopo un periodo buio. Una rinascita culminata con la proposta di matrimonio fatta in mondovisione alla sua dolce metà. Una chiacchierata fatta con il solito garbo e con la consueta pacatezza, cioè quelle caratteristiche che hanno stregato tantissimi italiani che lo hanno riportato sugli scudi dopo anni difficili.